Negli anni 1941-1945, nel ghetto di Terezin, non lontano da Praga, i nazisti internarono circa 11.000 tra bambini e adolescenti, prima di mandarli a morire. La maggior parte fu gasata da Auschwitz e di loro restano circa 4.000 disegni, oltre a centinaia di poesie e racconti. Ecco alcuni dei loro disegni, a memoria delle migliaia di morti innocenti di Terezin.